Non ce la fa Proietti, non ce la fa Bovo, è fuori dalla convocazione, sono Fornasier, Elisalde e Cappelluzzo. La settimana di Falco è che si è allenato con la squadra, sente ancora qualche problemino, però per me è a disposizione come gli altri. Cremonese è una buona squadra, ho visto anche la partita con Bari che hanno perso, però hanno fatto bene, le hanno messe in difficoltà. Già l'andata 0-0 è vero che abbiamo fatto qualche cosa di più noi, però sempre una squadra quadrata con giocatori tipo Castrovilli, che è un giocatore molto tecnico, dotato. Ma io spero, il problema mio di nuovo, di riuscire a trasformare quello che stiamo facendo in settimana, sabato in partita, non sempre ci riesce. Ripeto, no, è una squadra che può e deve giocare sui ritmi, può giocare su aggressività e su movimenti. Qui San Sebastiano, se ti senti toccato dalle dichiarazioni, se le condividi, se non le condividi. Ma io dico che è giusto che ci crede, visto che l'ha fatto lui la squadra. Poi io ci credo pure perché penso che questa squadra può lottare per arrivare a playoff. Ti No, conosco ma da vent'anni. io penso che ero chiaro. Che vuol dire? Se Abbiamo voi qualcosa la da dire. volete sviluppare in modo diverso. Lei al posto di Sebastiani confermerebbe Zeman se il Pescara non dovesse centrare il playoff? Vabbè, mi fate delle domande che io non mi posso mettere al posto del presidente. Non c'è. Scusa, tu consideresti un fallimento non agganciare anche per pochi punti il playoff o no? O ci può stare? Questo lo faccio a te, no, Presidente? Vabbè, per me ci potrebbe anche stare, però poi bisogna valutare perché e come. E quello si fa di solito alla fine.